Per quanto si tratti di fatto di un diretto concorrente di League of Legends e Dota 2, Blizzard ha scelto di non usare mai la definizione MOBA per Heroes of the Storm, e con una ragione ben precisa. Vi sono infatti nel gioco diversi elementi che lo allontanano da alcuni capisaldi della filosofia alla base dei MOBA, con un evidente focus sulle meccaniche di gruppo più che sull'abilità del singolo. Per arrivare a questo scopo, Blizzard ha lavorato su vari fronti, cominciando dall'eliminazione dell'accumulo di esperienza individuale. Invece di avere livelli separati per ogni giocatore, Heroes of the Storm presenta infatti un livello di squadra, al quale tutti contribuiscono con le azioni sul campo. Conseguentemente sono stati eliminati anche l'accumulo di denaro virtuale e lo shop, sostituiti da un sistema di crescita che chiede al giocatore di selezionare uno tra diversi miglioramenti disponibili ogni due livelli conquistati. In questo modo, gli errori di un giocatore inesperto possono essere compensati dal resto della squadra, a patto che rimangano una serie di dinamiche cooperative attuate con il giusto tempismo. Questo perché le tre mappe finora disponibili presentano al loro interno degli eventi dinamici fondamentali per sbilanciare gli equilibri delle battaglie a proprio favore. Che si tratti di raccogliere dei dobloni da consegnare a un pirata, che successivamente bombarderà la base avversaria a suon di cannonate, attivare degli artefatti per permettere a un giocatore di trasformarsi in un boss, oppure ripulire una piccola mappa separata per evocare un golem, gli eventi sono stati studiati per costringere la squadra a muoversi verso un punto di interesse quando questo si attiva, così da incanalare adeguatamente le collisioni con il team avversario. Sebbene in questo modo si sia scardinato quasi completamente il concetto di linee tipico dei MOBA, la meccanica apre a scenari molto variabili. Non è detto infatti che gettarsi a capofitto sull'evento appena questo si attiva sia sempre una buona idea, dato che potrebbe lasciare pericolosamente scoperte le difese della propria base. Alle meccaniche di gioco contribuiscono anche i campi mercenari. La sconfitta degli NPC che popolano l'area tra i sentieri non è infatti utile solamente all'accumulo di esperienza, ma anche a portarli dalla propria parte, dato che una volta uccisi rinasceranno istantaneamente e cominceranno ad avanzare sulla linea più vicina. Se non adeguatamente supportati, i mercenari andranno incontro a rapide dipartite, mentre se spalleggiati a dovere potranno davvero ribaltare le sorti di uno scontro. Anche la crescita del profilo giocatore è stata modificata rispetto a quella dei tradizionali MOBA. L'accumulo di esperienza a fine match è rimasto intatto, ma l'avanzamento di livello va a sbloccare diverse quest, che sono assolutamente fondamentali da completare per guadagnare ulteriori XP e crediti di gioco, necessari ad acquistare gli eroi. Le missioni spesso prevedono l'utilizzo ripetuto di alcune classi di personaggi, oppure l'utilizzo di specifiche abilità contro i nemici. Raggiunto il livello giocatore 10, si avrà accesso anche a missioni specifiche per ogni singolo eroe. Almeno da questa fase di alfa sembra che Blizzard abbia optato per una rotazione di eroi gratuiti simile a quella di LoL, ma bisogna vedere se questa soluzione rimarrà nella versione finale del gioco. Per ora, naturalmente, il pool di personaggi offerto da Heroes of the Storm è ancora molto limitato, e sebbene si notino alcuni spunti interessanti, rimane l'aspetto del gioco sul quale occorre lavorare di più. A fronte infatti di idee originali, come Abathur, un personaggio che non combatte ma getta un ponte simbiotico con i compagni, potendo proteggerli o aggiungere altri attacchi alle loro offensive, altri eroi si dimostrano sin troppo tradizionali e in alcuni casi già da ora sovrapposti come ruolo. Blizzard ha fatto un ottimo lavoro nel rileggere le meccaniche tipiche dei MOBA, riuscendo a proporre qualcosa di diverso nel panorama, ma solo un'offerta diversificata di personaggi potrà accontentare i bisogni della community e soprattutto supportare adeguatamente le derive eSport. L'inizio è incoraggiante, ma sarà il feedback della community in buona parte a influenzare le future scelte del team di sviluppo. Nelle prossime settimane continueremo a parlare di questo nuovo MOBA, anche in corrispondenza di eventuali update alla alfa. Rimanete con noi.